Cercherò di essere davvero, davvero rapidissimo. Io ringrazio le relatrici e i relatori. Mi scuso per le offese che qualcuno ha ricevuto durante una diretta, cose in parte tutto imbarazzanti. Ci siamo dilungati, però in quel momento, nel momento dell'interruzione, avevamo qualche centinaio di persone che ci stavano seguendo. Crediamo sia stato molto importante mettere insieme queste testimonianze nella loro forma. Chiara Giorgi ci ha raccontato la storia della sanità, di come è nata e di quali erano le idee alla base di quella legge 833 del 78 e da dove nasceva. Maria Elisa Sartor ci ha parlato delle derive che poi quello che è chiamato il secondo pilastro ha introdotto. Marco Geddes ci ha parlato delle derive del terzo pilastro, la sanità integrativa, e Angelo Barbato ci ha parlato nello specifico del farmaco e io direi anche dei conflitti di interesse che rimangono nel farmaco. Ecco, io mentre parlavate mi sono ricordato la frase illuminante che apre Nemesi Medica di Ivan Illich, scritto nel 1974 e tradotto in italiano a Milano, all'Istituto di Biometria e Statistica Medica, perché Illich conosceva l'italiano e probabilmente lo ha tradotto lì. La frase folgorante di inizio di quel libro è l'impresa medica minaccia la salute, non la medicina, l'impresa medica. Ecco, questo è un po' il tema. È un tema di grande attualità, lo riprenderemo, è un tema trasversale, lo dimostrano le elezioni americane, in cui la questione riguardante l'Obamacare e la cura, la disponibilità di cura per tutti è stato uno dei punti determinanti. E il discorso andrà ancora allargato, perché comunque ci sono anche problemi di sostenibilità di questo modello di salute, principalmente basato sulle questioni riguardanti la cura. Dobbiamo occuparci di prevenzione, dobbiamo occuparci di ambiente, dobbiamo occuparci di lavoro, di economia e tutte queste cose insieme. Abbiamo una bellissima registrazione, ne faremo tesoro, cancelleremo le parti meno importanti, meno eticamente buone di questa recensione. Ringrazio tutti. Ho visto un'unica domanda che chiedeva da parte di Sandro Lazzaroni sui vari siti Facebook, che chiedeva quale ruolo potesse esserci per associazioni di volontariato costituite da cittadini che intendessero partecipare ad alcuni aspetti della cura. Ecco, cioè questo è un tema che va trattato insieme con la visione complessiva del sistema. Faccio un solo esempio, perché anche le associazioni dei cittadini si prestano poi a conflitti di interesse. Il caso delle associazioni americane che puntavano alla cura della DHD, cioè la sindrome di iperattività dei bambini, e che venivano sponsorizzate e pagate per le loro attività di diffusione dell'attenzione alla malattia da parte delle produttrici dei farmaci, è un esempio di come nessuno possa essere escluso da discorsi che riguardano conflitti di interesse e possibili derive, quando si parla di salute e la si intende come un'impresa. Ecco, io ringrazio i relatori, ringrazio chi è rimasto fino adesso a seguirci e ci saranno sicuramente altri appuntamenti sempre su questi temi. Epidemiologia e prevenzione, medicina democratica, rete Dico 32, rete per il diritto alla salute nazionale, cioè, sono soltanto alcuni dei capofila di un'enorme rete che si sta costituendo in Italia. Non posso citare tutti, ma ci sentiamo tutti rappresentanti di questa comunità. Grazie ancora.